Un cordiale buonasera dal Palla San Giacomo di Conversano, tutto è pronto per questa Supercoppa italiana. Al mio fianco i due allenatori, abbiamo Giuseppe Fanelli per quanto riguarda la Indeco Conversano e Silvio Albertrame per quanto riguarda il Cassano Magnago. Onore di ospitalità alla signora Beltrame. Allora, quali sono le aspettative per questa partita? Dove dovete puntare per cercare di portare a casa il trofeo? Beh, sicuramente ci aspettiamo che sarà una bella partita. Sappiamo che ovviamente Conversano parte favorito, ma noi cercheremo di giocarcela fino alla fine. Dobbiamo puntare soprattutto sul giocare bene in difesa e quello che sarà poi ovviamente dipenderà molto da noi. E adesso la parola a chi gioca in casa, dove trova il Conversano la forza per trovare sempre maggiori energie per portare un altro trofeo a casa? Le energie le troviamo sempre, gli stimoli per vincere. Una squadra che è vincente ha sempre lo stimolo per vincere, non gioca mai per perdere. Poi quest'anno abbiamo molte ragazze giovani in più nella squadra, quindi sono tutte ben stimolate. È normale, giochiamo per vincere, come sempre. Un'ultima battuta, pochi minuti all'inizio della gara. Allora, come sarà l'avvio di gara per quanto riguarda il Cassano Magnago? Cercheremo di partire subito appunto bene in difesa, perché dall'avvio di gara si penso che si deciderà poi le sorti del match. È vero che la partita è lunga, sono due tempi da 30 minuti ovviamente, c'è tempo da giocare, ma l'avvio sarà decisivo. Qual è la ragazza che teme di più di questo Conversano? Conversano ha tanti elementi di punta, sicuramente quella che temo di più è la loro giocatrice straniera, la Duran. In bocca al lupo! Allora mister, per quanto riguarda invece il Cassano, dove deve colpire per portare a casa questa vittoria? Noi sicuramente giochiamo sul gioco veloce, la nostra forza di squadra, difesa e gioco veloce. Però il Cassano ha le stesse nostre caratteristiche, una squadra che gioca molto sulla velocità. È una buona squadra che noi temiamo, giocheremo una partita gagliarda cercando ovviamente di fare nostra la vittoria. In bocca al lupo anche a lei e linea nuovamente alla rete. Ritorniamo quindi in diretta dal Palla San Giacomo di Conversano e la Supercoppa italiana di pallamano femminile. In campo le due formazioni, quella dell'Indeco Conversano e del Cassano Magnago. Ovviamente un cordiale saluto dal sottoscritto Tommaso Vetrugno al mio fianco a commentare, a trasmettere quelle che sono le emozioni della gara. C'è Laura Rotondo, ovviamente buonasera a te. Buonasera a tutti. Supercoppa, sicuramente una bellissima emozione poter giocare la Supercoppa in casa. Sono sicura che le mie compagne faranno bene. Devo dire che sono emozionata. Eh sì, lo vediamo subito. Innanzitutto andiamo rapidamente con quelle che sono le formazioni. La Indeco Conversano si schiena, o meglio, le convocate sono la Giona, Duran, Cacciopoli, Barani, Chiarappa, Albertini, Bertolino, Aftodor, Di Pietro, Lo Greco, Ganga, Lo Priore, Babbo e Romaldi, il tecnico è Fanelli. Risponde la formazione del Cassano Magnago con Della Costa, Del Balzo, Madella, Losio, Meneghin, Bagnaschi, Parini, Cobianchi, Cozzi, Bassanese, Jovovic, Dinolfo, Canziani, Barboso, il tecnico è Beltrame. Gli arbitri di quest'oggi sono i signori Chiarello e Pagaria, entrambi siciliani. E mentre al Pala San Giacomo di Conversano vengono scanditi quelli che sono i nomi delle convocate per l'appuntamento, noi innanzitutto andiamo a svelare il perché della presenza e impostazione della Rotondo e lo chiediamo direttamente a lei, perché sicuramente la rabbia è proprio quella di stare in postazione con noi, oltre che per noi un gradito piacere. Sì, probabilmente no, è un piacere anche per me stare qui con voi. L'unica cosa che avrei preferito sicuramente è giocarmi questa Supercoppa, ma nonostante tutto sono contenta, diciamo, del fatto che nonostante l'infortunio non è nulla di grave, l'abbiamo saputo proprio stamattina, quindi meglio stare un po' ferma e cercare di recuperare, e nel frattempo ovviamente mi affido alle mie compagne per la vittoria della Supercoppa.
Ricordiamo, oggi è un sabato di grande pallamano femminile, si gioca la Supercoppa italiana fra il Conversano e il Cassano Magnago. Ricordiamo che il Conversano ha trionfato in Supercoppa, in Coppa Italia, e ha conquistato lo scudetto affrontando per ben 3 volte nelle ultime 2 finali per il titolo italiano e la finale di Coppa Italia della passata stagione proprio la formazione lombarda. Abbiamo ascoltato prima i 2 allenatori e quindi chiediamo adesso al nostro ospite quelle che saranno le difficoltà che dovrà incontrare innanzitutto il Conversano che gioca in casa e quali saranno le difficoltà che dovrà incontrare la formazione lombarda del Cassano. Sicuramente la formazione lombarda è venuta qui oggi per giocarsi la sua partita, in quanto troppe volte abbiamo sottratto loro molte finali, tra cui Coppa Italia e anche lo scudetto lo scorso anno e l'anno precedente, quindi di conseguenza sicuramente potremmo dire hanno un po' il dente avvelenato nei nostri confronti e ce la metteranno sicuramente tutta per metterci in difficoltà. Le mie compagne però sicuramente faranno bene e sono sicura che alla fine cercheranno in tutti i modi di evitare che questo possa succedere. Quindi è tutto pronto in campo, per chi vede la postazione dalla postazione televisiva sulla sinistra c'è la compagine del Cassano Magnago che quest'oggi gioca con una maglia rossa e pantaloncini blu, mentre dall'altra parte la compagine dell'Indeco Conversano con maglia azzurra e pantaloncini blu. Tutto è pronto per dare il via a questa Supercoppa italiana femminile che anticipa di qualche giorno quella che sarà la Supercoppa italiana maschile che si terrà mercoledì prossimo al Palazzizi di Fasano fra la Junior Fasano e il Bolzano. Intanto c'è il presidente del Cassano Magnago Massimo Petazzi che va a stringere le mani delle stesse sue compagne insieme all'allenatrice Silvia Beltrame. Stessa cosa avviene sull'altra sponda dove il tecnico Pino Fanelli, c'è anche il presidente Peppino Roscino che sta nelle retrovie a stare vicino alla squadra per questo appuntamento importante. Non c'è mai un limite alla conquista dei trofei per quanto riguarda il Conversano. Ovviamente il Cassano cerca di portare a casa questa Supercoppa che per molte volte ha accarezzato ma non è mai riuscita ad alzarla al cielo. Intanto l'estremo difensore, il numero 16 del Cassano, Parini, si va a posizionare nelle retrovie, tutto è pronto per dare il via. L'arbitro chiede la sfera per dare il fischio d'inizio a questa gara. 60 minuti, ci auguriamo avvincenti per assegnare il trofeo. Tutto è pronto. Attendiamo solo il fischio dell'arbitro. Ricordiamo i signori Chiarello e Pagaria, entrambi siciliani. E si parte. Parte la Supercoppa italiana e subito in avanti il Cassano Magnago con Di Pietro. Di Pietro a servire a centro per la numero 33 Rebecca Romualdi, poi c'è un giro di palla completo, si gioca dalla distanza cercando di andare a trovare il giusto pertugio per battere la formazione di casa che preferisce stare sulla linea continua per evitare le penetrazioni. Ancora il Cassano con una girandola di passaggi, sul centro c'è il numero 33 Romualdi, prova nel tiro e c'è la palla che finisce in rete, ha realizzato il numero 17 Di Pietro, quindi andiamo sul vantaggio della formazione del Cassano, anzi è la Cobianchi che ha realizzato, rettifichiamo, quindi c'è il vantaggio da parte del Cassano Magnago che ha perfezionato questo turno d'attacco. Adesso in avanti c'è il Conversano con la Duran che va subito a riequilibrare le sorti dell'incontro. Botta e risposta tra le due formazioni, quindi attacco al momento vincente per ambi le formazioni e già questo la dice lunga su quella che sarà la partita. Sicuramente sarà una partita tirata, penso punto a punto, spero che alla fine magari il divario sarà netto già al secondo tempo, altrimenti io penso che potrei morire qui. Ovviamente questo è un commento di parte, ma adesso come si fa a non essere di parte se poi si vestono i colori del Conversano? Intanto c'è l'ottimo intervento da parte di Giona, il portiere dell'Indeco Conversano, che adesso può andare al tiro per il primo vantaggio. Prende palla la Albertini, poi a centro per Duran, che certamente è uno degli elementi portanti della compagine del Conversano. Vediamo che il Cassano si va a schierare sul 5-1.
in avanti il numero 33 Jovovic per cercare di tenere lontane le tiratrici, poi va al tiro, c'è la parata, ma attenzione, intervento dell'arbitro, primo cartellino giallo all'indirizzo del numero 4 del Cassano, si tratta della Costa, ma allo stesso tempo ci sarà un tiro dai 7 metri e neanche a dirlo, va a schierarsi alla battuta il numero 2 Duran contro l'estremo difensore Parini, fischio dell'arbitro, parte Duran e c'è il primo vantaggio della compagine del Conversano. Duran quindi porta subito a 2 le proprie marcature. Del resto lo sapevamo che è una delle giocatrici maggiormente accreditate per poter far pendere la bilancia dal proprio lato. E infatti così sta avvenendo, ma il Cassano subito in avanti con Cobianchi. Poi a centro per Jovovic, ancora la palla poi finisce fuori, non si intende con Dalla Costa, quindi Conversano che può ripartire. Duran a servire per Lo Greco, poi è Albertini, Lo Greco, Duran va in penetrazione, va al tiro e realizza la ganga, siamo sul 3-1, tentativo di fuga per il Conversano, primo break di 2 reti. Sì, sì, vedo la squadra che soprattutto in ripartenza è molto veloce, sicuramente cioè è stata preparata molto bene la partita in tutta questa settimana, ganga molto reattiva su sicuramente i passaggi di Ara, che come abbiamo detto è comunque fondamentale per noi, anche perché è la nostra straniera. Deve diciamo dare spessore a quella che è ovviamente la squadra. Intanto accorcia le distanze da posizione di ala, va a realizzare il numero 28, si tratta di Madella, quindi siamo sulle 3-2, poi con un pizzico di fortuna si salva la compagine lombarda, che adesso può andare ad impostare questo turno d'attacco con la possibilità di andare a pareggiare. Va subito Cobianchi, tiro di gran lunga alta sulla traversa, nulla di fatto, quindi nuovamente Conversano in questa seconda fase, rapidamente con Di Pietro, poi ancora Di Pietro che esce dalla linea dei 9 metri, chiama lo schema numero 3 la giocatrice ganga Duran, intanto Jovovic va subito in avanti per cercare di impensierire le trame offensive del Conversano, attenzione Duran prova il cambio di direzione, va al tiro, ma attenzione, c'è stato un intervento da 7 metri, difesa in aria da parte del numero 28, ma più che difesa in aria mi è sembrato un fallo, di qui anche la munizione della Madella. E nuovamente dalla corta distanza dei 7 metri si appresta a battere Duran, fischio dell'arbitro, parte Duran, traversa, si salva il Cassano Magnago, poi sulla respinta nulla da fare, quindi sbaglia una ghiotta occasione Duran per portare sul più 2 il Conversano, poi c'è un fallo, invasione da parte del Balzo e quindi si ritorna a giocare. Duran servire a centro per Ganga, Duran prova l'azione personale, attenzione, ancora una difesa in aria, questa volta è stata la numero 17 Cobianchi a mettere il piede al di là della linea continua e ancora un tiro dei 7 metri. Questa volta la battuta si presenta a Ganga, Ganga contro Parini, fischio dell'arbitro, parte Ganga e c'è la rete, siamo sul 4-2. Seconda rete per Ganga quando siamo a 6 minuti e 6 secondi, più 2 per il Conversano che sembra aver preso la giusta cadenza per portarsi con la testa in avanti, ma vedremo quello che succederà perché il Cassano non ha nessuna intenzione di arrendersi nei primi minuti. Attenzione, c'è un incrocio, poi prova ad andare in profondità per servire la corrente Costa, ma nulla da fare, della Costa nulla da fare. Duran ormai passa tutto per le sue mani, bella questa combinazione con apertura sulla destra per Albertini e ottimo l'intervento dell'estremo difensore del Cassano che poi nel tentativo di far partire un rapido seconda fase la palla poi finisce fuori, attenzione c'è ancora un cartellino giallo, questa volta all'indirizzo della Cobianchi. 4-2 per l'Indeco Conversano, palla in possesso
dei padroni di casa che lentamente si portano in avanti. Il centrale Ganga va a chiamare nuovamente lo schema numero 3, poi sulla destra per Di Pietro. Di Pietro, Ganga, poi esce dai 6 metri il pivot, Duran va al tiro e ancora una difesa in aria. Evidente il segno dell'arbitro ad indicare come questa difesa sulla Duran sia avvenuta con un piede oltre la linea continua. Quindi ci sarà un nuovo tiro dai 7 metri, questa volta si ripresenta la Ganga. Fischio dell'arbitro e nuovamente la rete. Siamo sul 5-2. Quarta rete per Ganga, anzi terza rete per Ganga, quindi un Conversano che cerca di concretizzare al massimo quelle ottime tenute difensive che stanno tenendo lontano il Cassano e poi in avanti, pur con qualche errore, ricordiamo quello della Durano dai 7 metri, comunque ha già un buon margine di vantaggio. Sì, stanno sicuramente sfruttando al meglio le occasioni, soprattutto come detto prima con una difesa abbastanza schierata, forte, che potremmo dire comunque lascia poco spazio a quello che è l'attacco delle ospiti del Cassano. E comunque anche il portiere, il nostro portiere, fa del suo come al solito, Martina Giona, e Giussi Ganga veramente brava a realizzare quelli che sono, diciamo, i rigori presi dalla nostra straniera Ara. Però vedo appunto questa difesa molto molto rapida nel riuscire a evitare tutti quelli che sono gli inserimenti e gli attacchi del Cassano. Intanto abbiamo visto un ottimo inserimento da parte di Jovicic, che è andato a realizzare per il 5-3. Proprio la Jovicic sembra la più reattiva in avanti, cerca di portare scompiglio nella difesa del Conversano e in questo momento ci è riuscita. Siamo sul 5-3. Duran va in profondità la difesa del Cassano. Passiamo sul 3-2-1 e adesso c'è un fallo da parte del numero 6 del Balzo, quindi punizione. Il fallo l'ha subito il numero 4 Barani, che va subito a posizionarsi fra le maglie difensive. Duran a servire per Ganga, poi sulla sinistra per Babbo, ancora Babbo per Ganga, poi Duran, si allunga il tempo, attenzione c'è il passivo, bisogna andare a concludere e infatti ci segue alla lettera la Barani e va a realizzare il 6-3. Un bellissimo gol di Elena, veramente d'angolo morto. Saremmo tanto curiosi di capire cosa avrebbe fatto la Rotondi in quella circostanza. Di certo ha trovato un ottimo sostituto in campo, ma comunque il Conversano ha un roster di prima scelta, quindi può anche permettersi il lusso di tenere una Rotondo in panchina, ma obbligato ovviamente. Certo, obbligato per l'infortunio, però sicuramente il Conversano ha molte scelte, molti cambi da poter fare e comunque molte giocatrici valide sotto tanti punti di vista e in ogni ruolo, quindi sì, sicuramente siamo abbastanza coperti in tutti. Attenzione, tutti, c'è un'azione di contropiede, apre sulla destra per la correre di Madella a servire per Jovicic, c'è la rete, si va sul 7-4. Sì, dobbiamo stare attenti comunque a questa difesa profonda del Cassano, a mio parere, in quanto comunque sono molto veloci le ragazze del Cassano e cercano di rubare più palloni possibili, anche perché la nostra difesa, essendo molto forte, potente anche fisicamente, vedi Duran, comunque è difficile da poter superare, esatto. Sì. Intanto continua la difesa profonda, del resto il tecnico Beltrame ce l'aveva anticipato che avrebbe giocato con Jovicic in avanti per cercare di tenere lontano le tiratrici. Cassano in avanti, prova il numero 4 dalla costa, poi c'è il doppia da parte di Passi, da parte di dalla costa. E quindi Duran che può ritornare in avanti. Lo scalare per il Conversano. Palla al centro per
Barani, nulla da fare, ma la palla comunque continua a rimanere in mano alle giocatrici del Conversano. Provi il tiro, attenta Parini, la palla gli finisce sul petto, poi può rimettere la palla in gioco Jovetic. Ormai il gioco parte tutto da lei, a servire per Cobianchi, poi Jovetic prova la penetrazione da posizione non proprio semplice, contropiede, attenzione la Barani, va al tiro e c'è la rete, anzi la Babbo, ottima combinazione portiere Babbo, e quindi la palla che finisce in rete per l'8-4, prima rete per la Babbo. Deve 7-5 stare... 7-5 sì, aggiorniamo qui, non abbiamo al momento l'ausilio della grafica, però quantomeno riusciamo a seguire. 12 minuti 41 secondi, Cassano in avanti, attenzione, perde palla, prova nuovamente col contropiede, ma questa volta è attenta la Cobianchi a rubare palla, ma c'è ancora un batti arrivati e la Barani questa volta che va a realizzare. Siamo sull'8-5, l'avevamo anticipato prima, adesso è arrivato. 8-5 più 3 per il Conversano. Lentamente il Cassano si porta in avanti, c'è Jovetic a servire per Dalla Costa, ancora Dalla Costa, Jovetic prova a servire a centro per il pivot, strattonato la Del Balzo, ma l'arbitro interviene, ci sono 9 metri per il Cassano. Si prova dalla sinistra, cerca la penetrazione, poi Jovetic va al tiro, nasconde bene il pallone, quindi siamo sull'8-6. Resta agganciata al risultato la compagine lombarda, che continua comunque in difesa a giocare con una difesa molto profonda. Duran fa lo scavalcamento, poi all'atto di andare al tiro, comunque c'è un fallo su di lei, è stata la Cobianco in questa circostanza. Linea tratteggiata, Barani, spetta a lei rimettere la palla in gioco. Duran per Ganga, poi arriva la Barani dai 6 metri, Duran si gira bene, ma è attenta la Parini a mandare la palla fuori. Cassano che può giocare per dimezzare lo svantaggio. Jovetic a servire per Dalla Costa, poi Dalla Costa va al tiro, la palla sulla traversa, ma è fortunata la formazione del Cassano che può andare a concretizzare con Cobianchi, poi arriva il cartellino giallo per intervento scorretto ai danni della giocatrice lombarda. Indicazioni dalla panca lombarda proprio all'indirizzo della Cobianchi. Jovetic a servire per Dalla Costa, Dalla Costa ancora Jovetic, poi Cobianchi si rallenta il ritmo perché bisogna trovare il giusto pertugio per andare alla battuta. Attenzione, ancora Jovetic non si intende con la propria compagna di squadra, ma quantomeno riesce a mantenere il possesso del pallone, prova la profondità la giocatrice di si tratta della Jovetic. Alza il braccio l'arbitro a indicare il passivo, va al tiro la numero 4 Dalla Costa e c'è la rete. Siamo sull'8-7. Eh sì, il Cassano non vuole assolutamente dare spazio al Conversano. Attenzione, la Barani finisce per terra, ma riesce quantomeno, no, intervento dell'arbitro. Ci saranno 9 metri, dicevo, il Cassano Magnago non vuole assolutamente lasciare strada al Conversano, perché sa che è pericoloso se il Conversano se ne va avanti di troppe reti. Sì, assolutamente, perché iniziamo poi a sentirci abbastanza, diciamo, forti e quindi a poter... 7 metri per fallo sulla Barani. Alla battuta si presenta il numero 19 Ganga contro Meneghin, sostituzione più che altro psicologica, chiamiamola così. Sì. La palla finisce in rete, non cambia la situazione, la Ganga va a realizzare, ritorna la Parini in campo. Attenzione, intervento dell'arbitro,
Tutto da rifare per il Cassano. Del Balzo a servire per Jovetic, poi dalla Costa cerca la penetrazione Cozzi, si ritorna a centro con Jovetic, dalla Costa Jovetic va a fare l'incrocio con Kobianchi, ancora Kobianchi, Jovetic girandola di passaggi per cercare di servire a centro, ma c'è il fallo sul pivot della formazione lombarda del Balzo, ancora 9 metri. Jovetic, Cozzi, poi ancora Jovetic, attenzione, prova la penetrazione Kobianchi, nulla da fare, ma la palla rimane sempre in possesso della compagine lombarda. Jovetic a servire con Del Balzo che è uscito dai 6 metri, azione prolungata del Cassano, si alza il braccio dell'arbitro, siamo sotto passivo, bisogna andare al tiro, prova forza il tiro ma c'è stata la deviazione, quindi si continuerà a giocare con palla in possesso del Cassano Magnago. Palla al centro Jovetic, poi dalla costa Jovetic va al tiro, prende l'angolo incustodito, 9-8 Jovetic ancora. E lei la giocatrice più rappresentativa in fase di attacco. Fa bene il tecnico Beltrame per il Cassano Magnago a dare le giuste indicazioni, ma si continua comunque a giocare con una difesa molto profonda che sta creando qualche difficoltà al Conversano, che adesso è costretto a tornare subito nelle retrovie per evitare il pari del Cassano. Sì, sicuramente dobbiamo evitare di perdere questi palloni, anche perché regalare un pallone in contropiede del Cassano è molto pericoloso, in quanto molte sono veloci. Bianca Del Balzo, il pivot, prende subito posizione ed è facile che possa andare a segno oppure procurarsi sicuramente un rigore positivo. E infatti per così la è avvenuto, c'è tiro dai 7 metri, si presenta alla battuta Dalina, il numero... Madella è una ex del Conversano, l'altro ha vinto il primo scudetto con voi, esatto. Se ricordo bene, sì. Fischio dell'arbitro, parte, va al tiro, la parata del portiere. Poi sulla ribattuta, provato Kobianchi ad impossessarsi del pallone, nulla da fare. Conversano subito in avanti con Barani. Barani a servire sulla destra per Albertani. Niente da fare, attenzione, c'è la prima esclusione dell'incontro. Va fuori proprio la numero 33, Jovetic. 2 minuti di assenza per Jovetic. E c'è anche il cartellino giallo per il presidente Massimo Pettazzi, che si lamenta con l'arbitro. Siamo a 19 minuti e 3 secondi, 9 Indeco Conversano, 8 Cassano Magnago. Gara apertissima questa finale, finalissima, chiamiamola così, di Supercoppa Italiana FIGH. In avanti il Cassano Magnago, che ovviamente cercherà di andare al tiro all'ultimo secondo utile perché è sotto di un uomo. Posizione centrale, adesso si è andata a piazzare dalla Costa. Prova la penetrazione proprio dalla Costa, cerca di andare al centro per servire il pivot strattonato. È stato praticamente cinturato, però l'arbitro ha visto gli estremi solo per un tiro dai 9 metri. Si torna a giocare con la Del Balzo che prova la penetrazione, attenzione, è un errore che non doveva commettere l'Albertini, perché adesso ha consegnato la parità numerica al Conversano. 19 minuti 48 secondi, siamo sul più uno per l'Indeco Conversano, un'esclusione per parte. Cassano che in questo turno d'attacco ha trovato proprio quello che voleva, andare al tiro all'ultimo secondo, ma addirittura è riuscito a recuperare un'esclusione per il Conversano. Penetrazione per il Cassano con Della Costa che va a realizzare, anzi non è gol, sfondo. È stato uno sfondo, quindi l'arbitro molto attento a consegnare poi il ad invalidare la rete. C'è stato adesso un palo in questa azione d'attacco che salva il Cassano. Fa bene a disperarsi il portiere, o meglio il tecnico Beltrame del Cassano. Si ritorna in avanti.
32 secondi ancora di inferiorità numerica per il Cassano, che adesso prova a forzare il tiro da posizione di ala sinistra con Cozzi. È attentissima l'estremo difensore del Conversano, Giona, e quindi si ritorna a giocare. Mancano solo 12 secondi al rientro, tra l'altro, della ragazza di Cassano. E infatti. Barani a servire per Duran. Duran cerca l'azione personale, grande elevazione, la palla si stampa sul palo. Cassano che quindi si porta in avanti rapidamente a servire per Jovetic. Jovetic va al tiro, di poco fuori, sempre più uno per il Indeco Conversano. 21 minuti 25 secondi giocati in questo primo tempo. Una sfida apertissima fra due formazioni che vogliono assolutamente conquistare la posta in palio, che la ricordiamo è la Supercoppa Italiana FIGH. A breve ritornerà la perfetta parità numerica in campo, c'è il Conversano con Barani, Ganga a servire a centro per la Duran in una improbabile posizione di pivot, ma quantomeno riesce a ottenere quello che voleva, un fallo da 7 metri. Sicuramente andrà a battere la Ganga. Quarto rigore consecutivo per la Ganga, però lei è molto forte dai 7 metri, comunque anche a organizzare e gestire il gioco in attacco. Infatti cercano sempre di mantenerla fuori dal gioco in modo tale da evitare l'organizzazione dell'attacco conversanese. Perfetto, quindi la Ganga va a realizzare, si riporta sul più 2 il Conversano, Conversano che ha gestito anche un più 3. Jovetic a servire per Cobianchi, poi è dalla Costa, si vanno a cambiare di posizione, sempre Del Balzo molto attento sulla linea dei 6 metri per ottenere palla. Jovetic cerca di portare scompiglio nella difesa del Conversano, poi c'è questo intervento, come dice l'arbitro, di difesa in area di qui 7 metri, diciamo difese non proprio imbattibili in questa prima fase del primo tempo. Troppi tiri dai 7 metri che sono stati decretati. Adesso si presenta la battuta Ilaria dalla Costa. Ilaria dalla Costa contro l'estremo difensore del Conversano e c'è la rete. Nulla ha potuto Marina Giona per evitare questa marcatura. Sì, dobbiamo stare sicuramente più attenti, per esempio. Intanto perde una palla incredibilmente, attenzione, azione di contropiede, va a realizzare il pari. Lo realizza Cobianchi, siamo sul 10 pari. Gara molto aperta, l'avevamo detto alla vigilia, forse qualcuno credeva che sarebbe stata una passeggiata per il Conversano, ma così non si sta rivelando. Ganga perde palla, attenzione, contropiede per il Cassano, Jovetic serve sulla destra per la correre di Mandella, poi ancora il Cassano che incredibilmente manda la palla fuori con Cobianchi, ma c'è stata una deviazione, quindi la sfera rimane in possesso delle Lombarde. La battuta dovrebbe andare la Cozzi dall'estremo di sinistra, poi preferisce dare palla direttamente a Dalla Costa. Jovetic chiama lo schema numero 1 a servire sulla destra per Cobianchi, poi è Dalla Costa, Cobianchi nuovamente, Jovetic cerca l'azione personale, va a fare lo scalare, serve a centro per questa bella combinazione che porta alla marcatura del Balzo. Siamo sul 10-11 vantaggio del Cassano con Del Balzo, e fa bene il tecnico Fanelli a chiamare il time out. Ecco, approfittiamo della presenza e impostazione di Laura Rotondo per chiedere in queste circostanze cosa vi dice il tecnico. Allora, certamente le ha richiamate perché stavamo commettendo troppi errori uno dietro l'altro che non ci permettono di dare il giusto distacco dal Cassano, e sicuramente mancano credo 6 minuti alla fine del primo tempo. È importante che il Conversano chiuda in vantaggio questa prima frazione di gioco per poi, diciamo, ripartire al meglio nel secondo tempo e poter lì affermare, diciamo, la superiorità, perché io credo che comunque la mia squadra, cioè purtroppo il Conversano, sia superiore al Cassano,
spero che comunque non sottovalutino la situazione, perché non resta comunque una squadra forte e non si può lasciare, diciamo, spazio a quella che è magari la presunzione di poter di aver già conquistato il trofeo. Esatto, sì, forse è proprio la presunzione che al momento sta avendo la differenza, ma è chiaro che la partita è ancora lunga. Certo. Ritorna in avanti il Conversano per cercare subito il pari, sempre 3-2-1 in fase difensiva per il Cassano Magnago, che cerca così di mantenere lontano le tiratrici del Conversano. Duran, Ganga prova prima la finta, poi serve sulla destra per Di Pietro, Duran. È proprio il Conversano che non riesce a trovare sbocchi. Attenzione, Jovetic conquista palla, se ne va in contropiede, va al tiro e trova la rete del più 2 per il Cassano. C'era stato un tentativo di fallo da parte della Ganga, per fortuna che si è fermata, altrimenti lì sarebbero scattati i 2 minuti di esclusione al danno alla Beffa. Conversano in avanti. Attenzione, va al tiro Di Pietro, palla fuori, ma c'è stata una deviazione. Siamo a 25-34 secondi dall'inizio del primo tempo. Più 2 per il Cassano Magnago. Cassano Magnago che solo negli ultimi minuti si è portato in vantaggio. La Duran a servire per la Babbo. Babbo prova adesso ad andare a portare scompiglio, fa appiattire la difesa, poi trova solo il palo. Bel tiro comunque della Babbo, veramente. Diciamo non proprio fortunato il Conversano, sì, in questo frangente. Attenzione, adesso è la rete da parte della Mandella, che ha fintato un passaggio al centro, poi è andata direttamente a battere a rete. Si lamenta la Giona, che giustamente l'hanno lasciata libera di poter impensierire la sua porta. Conversano che adesso prova con la forza, con la rabbia, per questo break di reti a ritornare in avanti. Duran provava al centro, viene strattonato, attenzione, fa bene l'arbitro a fermarsi, perché c'è stato un contatto con la Cobianchi nel tentativo di bloccare la Duran, è rimasta dolorante per terra, ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave per lei. Si scusa la Duran, ma ovviamente in un gioco come la pallamano questi contatti ci possono essere. Duran a servire per Ganga per Barani, Duran dai 9 metri, prova la levazione, nulla da fare, Albertini a servire per nuovamente la Ganga, adesso in posizione di terzino sinistro, non trova sbocchi questo Conversano. Barani, Duran va al tiro, ancora i pali a negare la gioia del gol, poi la palla finisce fuori e quindi Cassano Magnago che può impostare in avanti con Cobianchi. Jovetic, Dalla Costa, Cozzi che adesso Dalla Costa, Jovetic rallenta il ritmo il Cassano Magnago, Dalla Costa, poi Jovetic richiama lo schema numero 1, si sbraccia lo stesso presidente del Cassano Magnago che adesso preferisce chiamare il time out. Siamo sul più 3. Partita apertissima, ma questo break che ha subito il Conversano necessita di una pronta reazione. Certo, assolutamente. Infatti il presidente Cassano in questo caso ha fatto bene comunque a richiamare le ragazze, evitando, cioè cercando di tenersi in attacco, sicuramente perché vogliono finire magari la partita nel migliore dei modi, un più 4. Quello che penso è che sicuramente le ragazze di Conversano non demorderanno assolutamente. La partita ovviamente si rivela come tutte le finali una partita dura, intensa, dove bisogna darsi, diciamo, una scrollata quando le cose non vanno bene e cercare di tornare in partita il più velocemente possibile, perché diventa difficile mano a mano che il divario aumenta poter tornare sicuramente in partita, ma sono sicuro che sono più che motivate a fare bene e ora sicuramente andando in spogliatoio durante il primo tempo, tra primo e secondo tempo, insomma, cercheranno di motivarsi sicuramente tutte insieme per poter far bene. Ancora 2 minuti e passa da giocare. Cassano in avanti,
Jovetic riceve adesso palla dalla Costa, può servire sulla destra per Kobianchi, si gioca dalla distanza. Le Lombarde cercano così di far trascorrere anche il tempo, perché è chiaro che andare al riposo con un buon vantaggio è anche buono a livello psicologico. Attenzione ancora da Della Costa, poi a servire per Cozzi. Della Costa, siamo sul limite del passivo, va al tiro e la palla finisce di poco fuori. Conversano che adesso deve impostare. Duran, Ganga, poi Albertini, va al tiro e c'è la rete. Una rete importante quella dell'Albertini, perché va a spezzare. No, no, questa è Chiarappa, il capitano. Ah, Chiarappa, sì. È entrata a sostituire Albertini e vediamo appunto che quando viene chiamata in causa sempre efficace è il nostro capitano Stefano Chiarappa. Perfetto, quindi dicevo una rete importante, perché praticamente ha spezzato questo break di reti del Cassano, che adesso ritorna in avanti ad impostare Jovetic. Della Costa, poi ancora Della Costa al centro, selva di gambe, fischia l'arbitro. Siamo a un minuto dall'intervallo, sempre più due, o meglio sempre Cassano in avanti, siamo sul più due. Cassano che vuole andare sul più tre, Jovetic, Della Costa, Jovetic va al tiro, attenzione, c'è stata un'invasione, quindi con Bersano che prova dalla distanza. Questo è un gol che fa la differenza, l'ha realizzato la Giona. Ecco Laura, ma questa Giona ha proprio una visuale a tutto campo. Sì, 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 Martina Giona è stata la miglior portiera italiana lo scorso anno, anzi per due anni consecutivi lo è stata. È il nostro primo difensore, ma anche il primo attaccante, perché le piace molto spesso sorprendere l'avversario con questi tiri porta a porta, e le è capitato spesso di farli, ma questo è un momento importante della partita dove un tiro del genere sicuramente potremmo dire cambia gli equilibri, sì, cambia gli equilibri, spezza l'entusiasmo come della per squadra. Esempio diventa importante chiudere il primo tempo così come è avvenuto sul più, anzi c'è un tiro franco per la compagine del Cassano. Dicevo, diventa importante per il Conversano andare a riposo con il minimo svantaggio. Certo, certo, ma sicuramente l'entusiasmo adesso gioca a favore del Conversano, quello sicuramente. E il tiro di Della Costa finisce direttamente sulla barriera, quindi si va tutti al riposo sul più uno per Cassano. Forse una sorpresa alla luce di quelle che erano le aspettative della vigilia. Certo, una partita apertissima a qualsiasi risultato. Ecco, approfittiamo della nostra ospite Laura Rotondo per capire dove il Conversano sta mancando in questo primo tempo. Forse possiamo dire dalla distanza, allora, i tiri dalla distanza. Sì, sicuramente questo, però l'unico problema è che nonostante ciò mancano tiri dalla distanza, ma essendo una difesa profonda quella del Cassano è sempre difficile optare per un tiro dalla distanza. Preferibilmente sarebbe meglio entrare e cercare appunto la penetrazione sui 6 metri in modo tale da poter andare al tiro, o magari anche procurarsi un rigore, un 7 metri come quelli che si è procurata la Duran durante tutto questo primo tempo. Ecco, approfittiamo di questo intervallo per fare una piccola parentesi su quello che è il mondiale, o meglio la qualificazione ai campionati mondiali. Laura Rotondo ha partecipato a quella che è stata una partita importante, lo ricordiamo, l'Italia ha vinto il gruppo 4 di qualificazione ai campionati mondiali di Germania 2017 ed è qualificata ai playoff. Cosa significa questo? È davvero molto importante come risultato per tutta la pallamano italiana, sia per la federazione e sicuramente non ricordo che si sia mai arrivato a un risultato del genere. Sicuramente ci giochiamo tutto con l'ultima partita di andata e ritorno che si terrà a giugno, sapremo a breve diciamo quella che sarà la nostra squadra sfidante. Siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato, anzi a vincere appunto a pareggiare la partita contro Israele e vincere contro il Portogallo. Anche in quel caso per esempio abbiamo un attimino magari sottovalutato l'Israele, che doveva essere una partita tranquilla, ma il Portogallo che poi ha battuto l'Israele addirittura di 17 siamo riusciti a sconfiggerlo e a portarci a quelle che sono i playoff a giugno.
un risultato veramente importante, per veramente siamo state molto contente. Tra l'altro con me c'erano anche Giusy Ganga, il centrale, e la Giada Babbo, l'ala sinistra, le mie compagne di squadra appunto, che hanno partecipato con me a questa grande emozione con la maglia azzurra. E siamo molto, davvero, davvero molto contente di questo risultato, perché ci credevamo davvero tutte e tre di poter raggiungere, diciamo, ottimi risultati non solo con la maglia del Conversano ma anche con quella della nazionale. E quindi, diciamo, per quanto riguarda la nazionale adesso la mettiamo un secondino da parte e poi a giugno saremo tutte per la nazionale nel momento in cui va a finire il campionato. Ricordiamo che fra le convocate c'era anche Bianca del Balzo del Cassano Magnago, sì. E nella speranza che nelle prossime due partite importanti ci sia anche Laura Rotondo a fare la differenza. Noi sicuramente ci saremo qui per commentare i prossimi 30 minuti, diamo la linea alla rete, dopodiché ritorneremo per trasmettervi le emozioni qui dal Pala San Giacomo di Conversano. La ricordiamo, la Supercoppa italiana di pallamano femminile tra l'Indeco Conversano e il Cassano Magnago. Tutto pronto per quanto riguarda la seconda frazione di gara, si ritorna a giocare. Siamo sul 12 Indeco Conversano, 13 Cassano Magnago, e questa è la finale di Supercoppa italiana di pallamano femminile. In avanti la compagine azzurra del Indeco Conversano, Ganga incrocio sulla Duran, poi perdono palla e il Cassano adesso può impostare, ma viene subito bloccata questo rapido capovolgimento di scena. Al mio fianco sempre Laura Rotondo per commentare la gara, e certamente si è presa la pausa anche lei, perché oltre ad essere giocatrice del Conversano è grande tifosa del Conversano, quindi sì. Ti chiediamo subito cosa deve fare il Conversano per cercare di recuperare questa partita che al momento la vede sotto di una sola marcatura. Stavo appunto notando che il Cassano ha alzato ancora di più la difesa, perché comunque manda in difficoltà, potremmo dire, il Conversano. Stanno cercando sicuramente di gestire bene la partita e dobbiamo farlo assolutamente anche noi. Eh sì, una difesa profonda quella del Cassano, ma adesso è proprio la compagine lombarda che sta impostando questa azione d'attacco con Del Balzo a servire a centro per Jovetic, e poi c'è Dalla Costa per Cozzi. Accensione, Jovetic cercava di servire per il pivot, c'è un contropiede, attenzione Ghiotto, occasione per il Conversano e c'è la rete da parte di Babbo, si ritorna in perfetta parità. Migliore partenza non poteva fare la compagine del Conversano, che con questa ottima tenuta difensiva, grande contropiede, ha portato la Babbo a realizzare. E adesso bisogna stringere le maglie difensive. Cassano che gioca sì dalla distanza, ma la difesa è 6-0 quella del Conversano. Jovetic cerca il tiro, ma è di gran lunga sopra la traversa, quindi Giona può rimettere la palla in gioco con Di Pietro a servire per Duran cerca e serve per l'accorrere di Ganga, poi va per terra la Barani, serve sulla destra per l'ottimo inserimento di Chiarappa, e quindi siamo sul vantaggio del Conversano. Break di due reti per il Conversano, avvio arrembante delle ragazze del tecnico Fanelli, ottima difesa, azione d'attacco efficace, quindi dopo appena 2 minuti e 30 secondi viene subito ribaltato il risultato maturato nel primo tempo. Sì, tra l'altro hanno messo proprio lo zampino le due conversanesi, i due estremi sinistro e destro del Conversano, Giada Babbo e Capitan Chiarappa. Quindi prova la penetrazione la Cozzi, la palla finisce fuori, quindi lo zampino del puro sangue dell'Indeco Conversano. Siamo sul più uno, ma si può servire per il più due. Duran, forse avremo bisogno dei tiri della Duran dalla distanza, almeno in chiave Conversano, ma fa bene il tecnico Beltrami a tenere sempre alta la propria difesa con una 3-2-1. Perde palla, ma la Duran è attenta a recuperarla. Poi c'è questa piroetta da parte del numero 25 Babbo. Palla che rimane comunque in possesso del Conversano con Barani. Barani a servire per Duran. Duran prova lo scavalcamento, va al tiro, tutta sola davanti al portiere. Siamo sul più 2.
Siamo sul più 2 con Duran che va a realizzare. Cassano che cerca di spezzare questo break di 3 reti. Del Balzo a servire per Jovetic in posizione centrale, apre sulla sinistra per Dalla Costa, poi è Cobianchi. Dalla Costa, Jovetic, Cobianchi esce dai 6 metri, la Balzo, del Balzo adesso Jovetic, poi ancora la numero 4 Dalla Costa, va al tiro, la parata di Giona, ferma il tempo. Contrasto pesante, Chiara a terra. Sì, sì, la numero 9 del Conversano è finita per terra. Contrasto di gioco e i due arbitri, li ricordiamo, sono Chiarello e Pagaria, una direzione siciliana per questa Supercoppa italiana. Una Supercoppa italiana che, ce lo potrà benissimo ricordare la nostra ospite, è stata già vinta per ben 2 volte dalla compagine del Conversano. E mentre il Cassano insegue questo trofeo. Sì, sì, la prima volta ne abbiamo vinto a Pescara 2 anni fa e l'ultima volta lo scorso anno contro Salerno. Sì, il Cassano sicuramente cerca di portarsi a casa la Supercoppa come tante altre coppe come la Coppa Italia o lo scudetto, ma ovviamente deve far quest'anno addirittura dovrebbe cercare di tener testa non solo al Conversano ma anche al Salerno, che è un'altra compagine molto forte del nostro campionato. Intanto ci sono gli applausi del Pala San Giacomo indirizzati proprio alla giocatrice del Conversano che si rialza, la numero 9 Chiarappa, ma deve andare in panca per le cure del caso. Ci auguriamo di poterla rivedere nuovamente in campo. Al suo posto Albertini in posizione di ala destra. 4 minuti 30 26 secondi, Cassano in avanti, 15 Conversano, 13 Cassano Magnago. Dalla Costa, Jovetic. Dalla Costa incrocia su Jovetic, poi Jovetic cerca l'azione personale, con un pizzico di fortuna va a realizzare il 15-14. Eh sì, è stata molto fortunata perché la palla è passata proprio in mezzo alle gambe di Martina Giona. La fortuna aiuta gli audaci, si dice, ma in questa circostanza comunque c'è da dire che l'azione della Jovetic è stata molto bella in partenza e anche nella fase conclusiva, come altrettanto bella è stata la realizzazione della numero 17 Di Pierro. Si è portata sulla destra, ha spiazzato tutti ed è andata a siglare per il 16-14, 5 minuti 19 secondi. Iniziamo a scandire quelli che sono i minuti che trascorrono qui alla Pala San Giacomo di Conversano. In maglia rossa il Cassano Magnago, da destra verso sinistra attacca il Conversano. Conversano che si difende sulla 6-0. Jovetic poi a servire per Dalla Costa, va al tiro, palla di gran lunga alta sulla traversa. Giona rimette la palla in gioco, a servire per Di Pierro. Di Pietro poi a centro, Barani, Duran, schiaccia il portiere. È la Duran che i tifosi del Conversano si aspettano, eccola qui, va a realizzare. Siamo sul più 3. Conversano che sembra tornato in campo con una maggiore determinazione, è riuscito subito a colmare la rete di distacco con la quale il Cassano si era portata al riposo e adesso sta conducendo sul più 3. Cassano che cerca di riordinare le idee. Jovetic serve sempre per Cobianchi, poi c'è un tiro a palombella, nulla da fare per la giocatrice ala del Cassano. Duran serve sulla sinistra per poi ancora Duran, va al tiro, ancora una traversa. Non possiamo dire che la cubana sia stata molto fortunata in questo avvio di secondo tempo. Di Pietro a centro per la Barani, Barani perde palla ma Di Pietro la riconquista, poi cerca la penetrazione ma l'intervento dell'arbitro. È stata la Ganga che ha provato un'azione personale, fallo su di lei. Si riparte dai 7 metri. Ovviamente va la Ganga a battere. 17-14.
Ganga dai 7 metri solo davanti al portiere, fischio dell'arbitro, la palla finisce direttamente sulle gambe del numero 16 Parini. Cassano Magnago che può tirare un sospiro di sollievo. Jovetic, sempre la più incisiva delle lombarde, prova a servire con un tiro non proprio semplice la compagna di squadra, la numero 28 Madella. E quindi errore in avanti per il Cassano, forse un Cassano che sta accusando la stanchezza, tutte le forze che praticamente ha speso nel primo tempo. E attenzione, 2 minuti di esclusione, si va a scusare Lacco Bianchi, ma questa è un'esclusione importante perché sul più 3 per il Conversano, vedremo cosa riuscirà a fare per questi 2 giri di lancette la compagine del Barese. Ganga Di Pietro, ovviamente si schiaccia la difesa del Cassano. Duran, Ganga, Duran si eleva, va al tiro e quando si schiaccia la difesa la Duran fa il bello e cattivo tempo. Siamo sul più 4. L'avevamo chiamata la Duran. Il Conversano ha bisogno delle sue marcature e del resto la Beltrame si lamenta con lo stesso presidente perché questa sul più 4 potrebbe essere il momento cruciale della finale. Intervento a chiamare il time out da parte del Cassano Magnago, l'avevamo anticipato. Siamo sul più 4, un uomo in meno, fa bene il tecnico lombardo a chiamare il time out perché qui bisogna evitare, almeno per quanto riguarda i colori blu del Cassano Magnago, cercare di contenere il risultato, altrimenti se il Conversano prende il largo mi sa che la Supercoppa inizia già a pendere dalla parte conversanese. Sì, assolutamente, infatti avrà chiamato il time out proprio per questa motivazione. E vedo comunque brava le mie compagne di squadra motivate, adesso fanno l'urlo appunto per rimettersi di nuovo in partita e portare a casa questa Supercoppa. Ecco, ma quando c'è il time out cosa dite voi ragazze quando vi stringete la mano, che qual è il grido che fate in particolare? No, in realtà è in dialetto, è un po' volgare, quindi no, evitiamo di usare questi termini. Sappiamo che comunque c'è qualcosa in vernacolo, ecco, diciamo in questi termini, sì. Che diventa più simpatica. Ritorniamo in campo, siamo 8 minuti 35 secondi. Il Indego Conversano 18, Cassano Magnago 14, sempre un uomo in meno per la formazione lombarda che ovviamente fa trascorrere il tempo, cerca adesso la penetrazione, il pivot del balzo, finisce per terra, c'è fallo per lei, 9 metri per il Cassano, subito cerca il tentativo di penetrazione, sempre il pivot del balzo, ma questa volta ha commesso infrazione di sfondo e quindi Conversano che può ritornare in avanti. Di Pietro si vede per Ganga, poi Duran, Ganga per Di Pietro, Di Pietro apre sulla destra per la Barani, adesso sulla linea continua c'era il numero 10 Albertini che giustamente si va a cambiare di ruolo con la Barani, Duran e ancora lei la cubana. E ormai la cubana sembra trovare davanti a sé un'autentica autostrada. Siamo sul più 5. Più 5 per il Conversano, massimo vantaggio per la compagine di casa. E adesso per il Cassano Magnago sarà veramente difficile riuscire a recuperare. Ovviamente partita ancora apertissima perché c'è gran parte del secondo tempo ancora da giocare. Jovetic mantiene a fatica il possesso del pallone, poi cerca Cozzi di servire a centro per Dalla Costa, perde palla, fallo poi su Babbo e quindi può ripartire il Conversano con Di Pietro. Albertini, Di Pietro, Ganga, Duran, ritornata intanto la perfetta parità numerica in campo, ritorna anche la difesa profonda del Cassano. Ganga prova il doppio pivot, esce Barani dai 6 metri, Barani cerca di sbloccare la Duran, poi apre sulla destra per Albertini che trova l'angolo incustodito. Si va sul 20-14. Sospiro di sollievo anche per la nostra ospite Laura Rotondo e adesso siamo sul più 6. Sì, inizia già a pregustare qualcosa che può
avvenire al suono della sirena. Sì, sì, 10 minuti 46 secondi con Bersano in avanti sul più 6 sul Cassano Magnago, che comunque non molla. Intanto ci sono anche i saluti per la Laura dalla, direttamente dalla panchina, e quindi già questo la dimostra tutto su quello che è il clima ritornato tranquillo dopo la fine del primo tempo. Ma mai abbassare la guardia, perché c'è subito la rete della Jovetic che va ad accorciare le distanze. Siamo sul 20-15, Duran incontenibile va sul 21-15, e ormai è la cubana che tutti si aspettavano già in avvio di gara. Cassano Magnago cerca in avanti, ma sembrano un po' saltate le marcature, perché adesso si va in contropiede con Babbo che va a realizzare. 22-15, si è rotto l'equilibrio, lo possiamo dire. Siamo sul più 7, ci sono anche 2 minuti di esclusione per Dalla Costa. Eh sì, si è rotto l'equilibrio. Il Conversano adesso fa bene a pregustare questo trofeo. 7 reti, se si continua a giocare così è chiaro che il Conversano non può che portare a casa un nuovo trofeo. Ma vedremo come risponderà il Cassano Magnago, che adesso con un uomo in meno cerca di portarsi in avanti, ma vedremo se farà trascorrere tutto il tempo a propria disposizione in questo turno d'attacco oppure punterà subito alla battuta. Perde palla la giocatrice Cobianchi, fallo su di lei, linea tratteggiata. Poi è del balzo Jovetic, cerca un'azione improbabile e quindi Duran se ne va in avanti, poi chiusa del balzo, e quindi Conversano che deve impostare con Albertini a servire Di Pietro. Poi Ganga che fa bene a far trascorrere il giusto tempo affinché la Barani si possa andare a posizionare in posizione di pivot. Schieramento completo per ottimale per il Conversano, che può impostare Duran, Ganga va sulla destra, va al tiro, il palo la salva, ma Barani è attenta, appoggiata come un cecchino a prendere palla e andare a realizzare per il 23-15. Siamo sul più 8. Conversano che adesso prova la fuga in avanti. Il tecnico Beltrame del Cassano Magnago si sbraccia, ma obiettivamente sembra che la sua compagine abbia pagato dazio sulle energie fisiche spese nel primo tempo per tenere a bada il Conversano e per chiudere sul più 1. Jovetic, tiro direttamente fuori, c'è stata una toccata e quindi palla in possesso del Cassano. Del balzo, poi a centro Jovetic a servire per Cobianchi. Cobianchi in palleggio, Jovetic serve per poi va al tiro e realizza del balzo che si è improvvisata nella posizione di ala sinistra. Siamo sul 23-16. Fischio dell'arbitro, linea tratteggiata. 13 minuti 51 secondi, Conversano, Indeco Conversano 23, Cassano Magnago 16, ma siamo sul 24-16. Dobbiamo rettificare perché la marcatura asfissiante del Cassano Magnago è saltata e adesso c'è stata la rete da parte di Ganga che porta sul 24-16. Una Ganga sempre più protagonista nella fase di attacco. Sì, sì, assolutamente, è entrata velocemente e ora non ricordo esattamente chi, ma dovrebbe essere Giorgio Di Pietro, le ha passato la palla in modo tale da permetterle di attaccare, e vediamo comunque anche del balzo, devo ammettere che sì, è un ottimo elemento fatto, di Cassano. Eh sì, ha fatto una bella combinazione, o meglio ha concretizzato su questo ottimo tiro dal questo passaggio sotto misura. Tanto c'è un fallo sulla Babbo e quindi si va sulla linea tratteggiata in posizione centralissima. Duran a servire per la Di Pietro, poi Albertini, Di Pietro, Duran, si va in giro completo, va nello scalare con doppio pivot per la Babbo e poi la palla finisce tra le maglie difensive del Cassano, che adesso prova in contropiede, nulla da fare, attenta la retroguardia del Cassano, che del Conversano che può ripartire con Barani
l'avevamo detto che ormai gli schemi non sono più così assidui come erano e incisivi come erano nella prima fase del primo tempo. Intanto ricordiamo questa Supercoppa italiana di pallamano femminile. In tribuna è presente il presidente Francesco Purromuto insieme al consigliere federale Angelo Di Carolo. Spetterà a loro consegnare la coppa alla squadra che si aggiudicherà questo trofeo, che ricordiamo è il primo appuntamento importante per quanto riguarda la stagione agonistica 2016-2017 per il campionato femminile. Contropiede della Babbo, la Babbo si presenta tutta sola e va a realizzare 25-17. Eh sì, prende il volo il Conversano, siamo sulle più 8. Cosa può succedere adesso? Beh, non si sa mai perché le partite sono sempre... La scaramanzia, certo, in chiave Conversano è sempre così. Ma secondo te, per una formazione che insegue con 8 reti di scarto, cosa potrebbe cambiare in questi minuti per cercare di ritornare in partita? Beh, sicuramente a mio parere ci deve essere, diciamo, qualcuno che si faccia, come dire... si prende la responsabilità, sì, di portare delle responsabilità avanti, sì, importanti, sì, anche nei momenti cruciali della partita, e, cioè, dovrebbe tentare il tutto per tutto il Cassano, a mio parere. E sicuramente sarà difficile, però, cioè, certamente non lascerà strada, sì, al Conversano. Sono 8 le reti di svantaggio, ma vedremo adesso come difenderà la compagine del tecnico Beltrame. Duran cerca l'azione personale, prova lo scavalcamento, poi serve per la Barani, intervento dell'arbitro perché c'è stata una invasione, anzi era la Babbo che aveva fatto l'invasione. Cassano subito in avanti, cerca l'azione personale il numero 28, si tratta di Guadalina Mandela, tra l'altro la ricordiamo con lei in maglia dell'Indeco Conversano, è arrivato il primo scudetto sulla piazza di Conversano. C'è intanto un tiro ai 7 metri e l'esclusione della giocatrice del Conversano. La battuta Ilaria Dalla Costa. Ilaria Dalla Costa contro Martina Giona. Fischio dell'arbitro e palla che va a scalfire il montante sulla sinistra. Sono segnali certamente non incoraggianti per il Cassano in queste circostanze. No, assolutamente, perché dovrebbe, diciamo, sfruttare adeguatamente tutte queste possibilità che gli vengono, non diciamo date, però, cioè, sì, concesse dagli arbitri alla fine. Sì, concesse nel senso che c'è stato il fallo, sì, e giustamente, sì, sì, l'arbitro ha dovuto interpretare quelle che sono le regole. Andiamo subito in avanti, Conversano con un uomo in meno che deve cercare di impostare. Intanto stavo notando che diamo spazio anche alle ragazzine conversanesi. Duran tutta sola davanti al portiere, non può fare che realizzare, siamo sul 26-17. Si dicevi della Carmen Cacciopoli, che è entrata a terzino destro in questo momento, sicuramente un'emozione per lei poter giocare una partita così importante come una Supercoppa, e ragazzina alla fine, e quindi c'è una panca lunga quella del Conversano. Va al tiro la giocatrice Cozzi che accorcia le distanze, dicevo una panca lunga quella del Conversano, e la dimostrazione viene anche da queste ragazze del settore giovanile che possono benissimo mantenere i ritmi di una partita di questa portata. Intanto si gioca col portiere, chiamiamolo così, volante. Va in panca la Giona per dare la possibilità in avanti al Conversano di poter giocare su tutti gli effettivi, anche se senza portiere. Va al tiro alla Albertini che realizza. Siamo sul 27-18. Cassano, Jovetic, poi Cobianchi. 8 secondi e ritornerà alla parità numerica. Dalla Costa, Jovetic, c'è una difesa in aria e 2 minuti di esclusione, questa volta per Cacciopoli che va fuori, quindi 7 metri per il Cassano Magnago che arrivano proprio nel momento in cui, e l'esclusione che arriva proprio nel momento in cui il Conversano aveva recuperato l'uomo andato fuori per esclusione. Dalla corta distanza, solo contro il portiere della Cobianchi,
Ecco, Bianchi al tiro e c'è la rete, 27-19, sale lo score, dimostrazione di come le difese non siano proprio brillando, ma in queste circostanze quello che conta è portare a casa la posta in palio, che ricordiamo è il trofeo della Supercoppa Italiana di pallamano femminile. In avanti la Ganga incrocia con la Duran, poi Di Pietro, Duran cerca l'azione personale, poi va al tiro e realizza la Ganga. Sempre un punto di riferimento in avanti la Ganga. Siamo sul 28-19, 20 minuti, 8 secondi al termine. E adesso ci pensa la Del Balzo con questa bella combinazione a presentarsi tutta sola davanti al portiere. 28-20, fioccano le reti, sempre una giocatrice in meno per l'Indeco Conversano. Ma quando mancano 10 minuti al termine, ecco, Lucia Laura Rotondo, cosa possiamo dire? Beh, 8 su, lo so che stai incrociando le dita, sì, però è chiaro 10 che 10 minuti al termine, penso che la partita è ormai quasi alla fine, soprattutto nel, vedendo l'entusiasmo, diciamo, che ci stanno mettendo le mie compagne. Ed ecco appunto un tiro di anche Giorgia Di Pietro che mette il suo. E dicevo appunto, con tutto questo entusiasmo vedo difficile una rimonta del Cassano. Sì, siamo sul 29-20, 21 minuti e 5 secondi giocati. Intanto osservavo in panca come, oltre al tecnico Fanelli, che ormai è abituato a vedere la partita sempre in piedi, si alza spesso e volentieri Peppino Roscino, il presidente. Ma com'è questo presidente del Conversano? Allora, lui è un ex allenatore, quindi sente, diciamo, molto la partita, oltre che da un punto di vista, potremmo dire... Tanto cioè, c'è la rete della, dalla costa. Sì, oltre che da un punto di vista, diciamo, come presidente, la sente molto anche come allenatore. Secondo me a lui piacerebbe ancora fare l'allenatore, ma purtroppo non ne ha la possibilità col lavoro che lo tiene ben lontano spesso dalla nostra squadra. Ovviamente in questi appuntamenti non può che mettere tutto da parte anche il lavoro, perché bisogna stare vicino a queste ragazze. Certo. Queste ragazze che sentono vicino l'ennesimo trionfo, quello della Supercoppa Italiana. Attenzione, c'è un'azione di contropiede da parte della Borboni, che poi perde la possibilità di andare al tiro, e Conversano che si ripresenta nuovamente in avanti con la Duran. Poi c'è la Ganga, rallenta il ritmo Duran, poi c'è la Duran, poi c'è la Ganga che va a tirare. Questo forse volevano una combinazione aerea, ma nulla di tutto questo. Poi esce la Giona e agevola il tiro dalla distanza del numero 11, si tratta della Losio. Siamo sul 29-22, 22 minuti 47 secondi. Credo che ormai qui ci si affidi solo alle giocate individuali, perché è chiaro che il Conversano, per quello che si può amministrare in una partita di pallamano, cerca di portare per le lunghe, mentre il Cassano ormai in avanti non punta più sul gioco collegiale. Vediamo, prova il tiro e va a realizzare la Cobianchi. 29-23, più 6 per il Conversano. Sì, diciamo che dobbiamo evitare di perdere tutti questi palloni. Certo, non è facile mantenere la concentrazione, sì, 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 quando si ha un passo. Sì, e sei anche un po', diciamo, in avanti rispetto all'altra squadra. È molto difficile, sì, perché senti già, diciamo, il sapore di quella che può essere l'eventuale trofeo, quindi... Intanto c'è il tentativo della Cacioppoli di andare in penetrazione, la Barani conquista palla, gioco fermo, 23 minuti 50 secondi. Infatti vedo Elena un po', Barani un po', diciamo, arrabbiata, perché sicuramente lei... Bella questa Ganga. Combinazione, questa combinazione di Giusy Ganga è veramente bella. Siamo sulle 30-23, attenzione, palla al centro, poi perde palla il Cassano. Può andare in contropiede la Duran, serve in avanti per la Babbo che va a realizzare. 31-23, oserei dire che la partita è quasi conclusa. Il margine diventa sempre più ampio, ma è quello che conta, è che per i colori del Conversano, che
si accorcia il tempo a disposizione, quindi trofeo sempre più vicino. Il pubblico presente pregusta questo ennesimo trionfo della società dell'Endeco Conversano con la presidenza di Peppino Roscino, e quindi seguiamo quello che succede, vediamo il punteggio, che evoluzione prenderà. Cerca l'azione personale la Cozzi e c'è la rete, non molla il Cassano. Siamo 31-24, è una bella finale. Certo. Una finale molto combattuta, almeno sino al quinto, settimo minuto del secondo tempo. Poi il Conversano, con quel break in avvio, ha dato la giusta cadenza per portare a casa il trofeo e sta amministrando quando mancano poco meno di 5 minuti e sono ben 7 le reti di vantaggio, quindi mi sembra praticamente impossibile che il Cassano Magnago possa recuperare questo gap. Duran va al tiro e realizza. Siamo 32-24. In avanti le Lombarde, perdono palla. Duran cerca e serve sulla sinistra per Lo Greco sulla destra per la correre di Aftodor, che va a realizzare. Spazio alle giovani leve dell'Endeco Conversano, hai ragione, è un bel premio che il tecnico Pino Fanelli vuole dare alle ragazze in panca. Intanto continuano i gesti dalla panca, ma cosa vogliono dire questi? No, praticamente c'è stato una mia compagna, soprattutto, che prima della partita mi ha mandato un messaggio in cui appunto mi diceva: sei sempre con noi, e adesso mi segnava appunto il cuore e mi mandava un bacio. Anche queste note di colore sono importanti per rendere il clima di quello che è questa festa della pallamano italiana femminile, al di là di quello che è il risultato che verrà fuori, ma sicuramente una bella partita degna di questa finale della Supercoppa FIGH 2016. In avanti il Cassano, mancano poco meno di 3 minuti e 20 secondi. Jovetic serve sulla destra, prova questo incrocio per Dalla Costa, che va a realizzare. 33-25. Ultimi tre giri di lancette, siamo sul più 8. Ormai squadre stravolte, almeno per quanto riguarda il Conversano, per la presenza delle giocatrici in campo. C'è anche un momento di gloria per la Bertolino, l'estremo difensore del Conversano, che ha preso la pesante eredità della Giona. In avanti il Conversano prova il tiro allo priore, la palla finisce fuori. Dalla Costa, l'arbitro fa rettificare il punto di battuta, bisogna riprendere dalla linea tratteggiata. Jovetic sulla destra per Cobianchi, Jovetic ancora per Dalla Costa, ultimi 2 minuti e 20 secondi, ormai risultato acquisito, siamo sul più 8 per l'Endeco Conversano, il trofeo ormai rimane nella patria dell'Endeco Conversano. Va al tiro e c'è l'intervento dell'estremo difensore, la Bertolino, palla ancora in possesso. Eh sì, l'abbiamo già visto in questo intervento a freddo, non è facile andare a coprire lo specchio della porta in quella circostanza. Soprattutto da fredda, poverina. Eh sì, poi adesso c'è Jovetic che va al tiro, ma rete non valida perché è giunta dopo il fischio dell'arbitro. Un minuto e mezzo al termine. Jovetic a servire per Cobianchi, Jovetic poi per Del Balzo, che realizza. 33-26. Ormai gli applausi del pubblico a sottolineare questo attacco dell'Endeco Conversano, il trofeo ormai è il suo. In avanti prova, vedremo se le ragazzine avranno la possibilità di andare a realizzare. Bello questo tiro della Romualdi, che si stampa sul palo. Cassano in avanti, prova dalla distanza e trova la marcatura. Siamo sul 33-27, ultimo giro di lancette, si inizia a festeggiare sugli spalti questa Supercoppa che vede la Endeco Conversano per il terzo anno consecutivo
andare a segno, e qual è l'emozione che si nota dagli spalti qui? Lo chiediamo a Laura Rotondo, che quest'oggi non è potuto andare in campo. Sicuramente è una grande emozione, infatti vediamo appunto che tutto il palazzetto applaude, diciamo, per le padrone di casa. Sicuramente, invece non so il Cassano che cosa può provare in questo momento, sinceramente. Vuole quantomeno accorciare le distanze, sì, perché sì, comunque quello... andrà agli annali. Arriva il suono della sirena, ma comunque ci sarà il tiro dei 7 metri. Ultimo tiro e poi tutti a casa con la coppa. E c'è la rete da parte della Cobianchi. Il risultato è 34-28. Scene di esultanza. Ovviamente noi la teniamo ben stretta, Laura Rotondo qui in postazione, perché dobbiamo commentare anche la fase della cerimonia. E allora vediamo dove è arrivata la vittoria per la compagine dell'Indiego Conversano. Mi stava facendo appunto assegno il capitano, vieni a prendere la coppa, ma mi stai dicendo che dobbiamo commentare anche il momento. Penso che tu sia la persona più adatta per commentare questo momento di esultanza. Sicuramente capiranno le tue ragazze. guardavo appunto che già sono partite le prime bottiglie d'acqua in aria. Continuano a dirmi qualcosa, ma non capisco. Fanno dei segni con il cuore, quindi sei proprio un punto di riferimento per la squadra dell'Indiego Conversano. Ecco, sì, cosa vorresti dire in queste circostanze alle tue ragazze? Fanno il segno di lasciarti andare, ma io devo... felicissima per questa vittoria ottenuta dalla mia squadra. Veramente felice. Eccola la coppa. Infatti. Esatto, sta per uscire la coppa, sono veramente emozionata anche io, nonostante tutto, perché veramente, nonostante abbiamo già vinto due supercoppe, è sempre un'emozione poter prendere la coppa. Ecco Laura, ma chi andrà a prendere questa coppa? È il capitano Stefania Chiarappa, che mi stava appunto parlando prima. Sì, allora facciamo una cosa, guarda. Le tue compagne di squadra hanno avuto ragione, allora noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla rete e andiamo giù per commentare direttamente vicino alla coppa. Va bene? Ok, ci fermiamo un attimo. Nasce a Castellaneta Marina una nuova filosofia di vacanza, un soggiorno lungo 30 anni all'interno di un albergo a due passi dal mare. Scegli il tipo di alloggio e il periodo di vacanza a partire da 8.500 euro. Questo hotel è realizzato dal gruppo Simone Altamura. Vai su blancotel.it. Allora siamo a bordo campo per commentare questo finale di gara. Allora, Presidente, siamo in diretta. Allora commentiamo questa bella finale di Supercoppa Italiana Femminile col presidente Francesco Purromuto. È stata una bella partita, ha vinto l'Indiego Conversano, ma certamente il Cassano Magnago non ha dato facilmente strada a quella che alla vigilia era data come la favorita. Sì, un bellissimo spettacolo. Le squadre hanno realizzato una buona palla a mano e certamente quello che conta è l'entusiasmo che si registra nel nostro movimento, e dunque
complimenti al Conversano, complimenti anche al Cassano, hanno onorato una serata di bella pallamano. Ecco Presidente, parlavamo di questa giornata di grande pallamano femminile che anticipa quella che sarà anche la giornata della grande pallamano maschile fra qualche giorno direttamente al Palazzizi di Fasano, dove Junior Fasano si contenderà la Supercoppa con il Bolzano. Un'altra pagina importante di questa prima pagina, di questa prima parte della la pallamano della stagione 2016-2017. In bocca al lupo a tutte e due le squadre. Ok, lasciamo il Presidente per la premiazione. Noi ne approfittiamo, passiamo a un altro presidente, questa volta è il presidente della Indeco Conversano, Peppino Roscino. Allora, qual è l'emozione a conquistare un altro trofeo a Conversano? Naturalmente la prima è sempre la più bella, però vi posso assicurare che vincere è troppo bello, specialmente questa è la terza, ma dopo tre triplette, quindi figuratevi la gioia. Ma soprattutto che ho per le ragazze, perché anche se lavorano sempre durante la settimana duramente, poi sono sempre ripagate abbondantemente per quello che riusciamo ad ottenere. Ecco Presidente, andiamo un attimo controcorrente, cerchiamo di commentare il momento in cui la sua formazione andrà ad alzare la coppa. Innanzitutto, quale sarà la ragazza che dovrà prendere la coppa in consegna? Il capitano è il numero 9. Andiamo dall'altra parte così ci possiamo... Ecco, tutto è pronto. Cerchiamo di fare questo commento. Allora, col Presidente, vediamo. Tutto è pronto per questa coppa, per la terza coppa dell'Indeco Conversano. Ma obiettivamente nel primo tempo ha temuto che qualcosa potesse andare diversamente? No, assolutamente no, perché quando noi abbiamo preso quello svantaggio è stato perché abbiamo perso troppi palloni per un po' di deconcentrazione, poi perché abbiamo preso, non so, forse 6-7 pali nel primo tempo, quindi sì. Era... Un attimo, allora Presidente, quali sono le emozioni? La coppa, ecco. È una cosa bellissima, alza la coppa il capitano Stefania Chiarappa, che non so da quanti anni giochi, secondo me sono 20 anni che gioca a pallamano, quindi, e si sta togliendo ancora queste soddisfazioni, non è grandissima, però riesce ancora ad alzare la coppa così. Devo dire che ogni anno ce la fanno qualche centimetro più alta, quindi... Ma sono le scarpe forse? No, è che non so perché, forse perché è la terza. Se ne vinciamo 5 o 6 di seguito arriveremo ad alzarla in 2 o 3 persone. Ok, ringraziamo il Presidente, quindi la coppa al cielo per quanto riguarda la Indeco Conversano e ovviamente anche la Rotondi è andata a prendere la coppa. Vediamo di prendere direttamente il capitano per fargli un'intervista su quella che... Ma sentiamo quello che dicono. Eccole le ragazze. Allora, il capitano. Col presidente, col sindaco, qua col presidente, venga. Ci dobbiamo togliere qui per le foto di rito. Chiediamo alla nostra ospite, allora, quali sono le emozioni? Si stava meglio suo qui? No, sicuramente qui con le mie compagne, infatti ora siamo alzato la coppa il capitano. Un'emozione veramente unica, indescrivibile veramente. Ti concediamo le foto. Teniamo ancora la linea per qualche altro scatto, dopodiché sentiremo il capitano e dopo daremo la linea alla rete. Ecco il capitano. Eccolo il capitano. Allora, avete vinto anche questa volta. Quali sono le impressioni viste dal campo? Sicuramente un'emozione, come sempre, diciamo, fortissima. Ci siamo impegnate molto, abbiamo Ma che dicono le tue compagne? Sono molto contente, siamo entusiaste, perché comunque abbiamo, come dire, dovuto patire diversi infortuni durante quest'ultimo periodo, però tutte insieme, anche con anche chi, come dire, non è titolare, non nasce titolare, ha contribuito, quindi siamo molto entusiaste. Ok. Ringraziamo il capitano della Indeco Conversano e credo che
con questi festeggiamenti possiamo dare la linea alla rete, non prima di aver ricordato che la Indeco Conversano ha conquistato per il terzo anno consecutivo la Supercoppa Italiana di pallamano femminile, battendo il Cassano Magnago. E quindi grazie per l'attenzione, Tommaso Vetrugno vi ringrazia per la cortese attenzione e dà definitivamente la linea a voi.